messa in fase d'attacco per la squadra torinese effettuata da Milani per Copichi. Della Valle, in penetrazione Della Valle, subisce ancora il fallo di Minelli. Per Minelli primo fallo e per Carlo Della Valle l'opportunità ancora di recarsi in lunetta per due personali, due falli di squadra Fabriano, nessun fallo Ipifim per il momento. A segno il primo tiro di Carlo Della Valle, punteggio 5-2 per la squadra torinese che ha avuto un avvio promettente. È sbagliato il secondo tiro libero Della Valle, ma il rimbalzo di Copichi che riapre il gioco per il proprio playmaker. Della Valle attende l'arrivo degli altri tre componenti di quintetto base. Copichi servito alto in lunetta, il tiro a tre punti di gioco Copichi a segno, dunque Lipikin che allunga immediatamente con 7 punti di Copichi su 8 dell'intera squadra, punteggio 8-2, Minelli, sempre Della Valle su di lui, servito sotto Solomon che ha un buon movimento e va a depositare a canestro. Dall'altro lato immediatamente servito Morandotti che quando è servito in velocità diventa praticamente inarrestabile, altri 2 punti per lui, partita giocata a ritmi abbastanza alti per il momento. Minelli, c'è Milani su Servadio e Dawkins su Israel, è proprio Servadio servito, scusate, Solfrini che viene pescato in infrazione di passi, dunque con Lipifim avanti di 6 lunghezze vi è un'ulteriore palla persa per la squadra fabrianese e Lipifim può ulteriormente allungare il passo. Della Valle, ancora Della Valle in palleggio, attende la posizione di Dawkins, poi lo ignora, penetra, scarica per Morandotti in angolo, il tiro di Morandotti in sospensione ha buon esito, dunque 4 punti per lui e Lipifim avanti di 8 lunghezze. L'intercetto di Della Valle che si proietta immediatamente in contropiede e appoggia al tabellone, 14-4, avvio veramente bruciante da parte della formazione torinese. Adesso c'è un minuto in sospensione richiesto dal coach dell'Alma Fabriano Mangano, dunque la situazione 14-4 per Lipifim, avvio diciamo bruciante, caratterizzato in fase realizzativa dalla prestazione di Copichi con 7 punti segnati, e in fase difensiva direi da una notevole pressione portata sui portatori di palla fabrianesi, principalmente da parte di Della Valle nei confronti di Minelli. Difficilmente Fabriano è riuscito a trovare un buon tiro, ma tutte le conclusioni sono state effettuate in modo forzato. Della Valle aveva subito anche fallo nel momento di effettuare il tiro, dunque avrà l'opportunità di convertire un gioco da 3 punti. Si attende che tutti i giocatori abbiano rispettato la giusta posizione. Tiro libero di Della Valle sbagliato, dunque il punteggio resta più 10 per Torino, 14-4. Minelli supera la metà campo, si arresta su un tiro libero e serve Solfrini, servito sotto Israel al quale viene ottenuto il passaggio da Dawkins, ma un buon passo tiro del brasiliano a buon esito e dunque sono 2 punti per lui e per la propria squadra. Copichi si incarica addirittura di portare palla, poi serve Morandotti il quale gli restituisce la sfera, ancora Copichi in avvicinamento a canestro, servito Milani che dà palla sotto a Dawkins il quale cambia nuovamente gioco per Copichi. Della Valle, si muovono molto la palla gli avanti torinesi fino a quando Dawkins decide di prendere un tiro in sospensione dei 4 metri sbagliato, rimbalzo è di Solomon, l'apertura è per Minelli, per Servadio, palla in pivot basso per Israel il quale trova sempre Dawkins a fargli opposizione, il tiro di Israel non ha buon esito ma vi è anche il fallo fischiato a Daryl Dawkins, primo fallo per lui e per Israel andrà dell'opportunità di 2 personali che potrebbero riportare la propria squadra, riavvicinare quantomeno la propria squadra alla formazione torinese. Israel realizza il primo tiro libero,
Dawkins nel frattempo si è già recato nella metà campo offensiva, lasciando il compito del rimbalzo a Kopicki e a Morandotti. Ancora Israel realizza entrambi i tiri liberi e la situazione del punteggio è ora 14-8 per la formazione di Torino. Della Valle, il blocco di Kopicki ignorato, la penetrazione di Della Valle che vorrebbe servire il taglio di Dawkins e poi riapre fuori per Milani, ma aveva un'infrazione probabilmente di 3 secondi fiscate dagli arbitri, dunque rimessa per Fabriano. Minelli vuole ordine dai propri compagni, poi serve Solfrini per Andrade, serve a Dio, arresto tiro, brucia Milano, va a realizzare i primi 2 punti della sua partita. Dall'altro lato è sempre il solito Della Valle che si incarica di passare a metà campo per Milani, poi arriva il gioco sullo stesso Della Valle, l'anticipo di Solfrini nei confronti di Morandotti è giudicato falloso dalla coppia arbitrale e dunque anche per Solfrini si tratta della prima penalità a carico. Rimessa laterale per Torino in quanto il fallo non è stato effettuato in fase di tiro. Della Valle, Milani esce da un blocco e viene puntualmente servito, la bomba di Milani non va a segno, il rimbalzo è di Solfrini, scusate, di Israel. Minelli, l'intervento ancora di Della Valle che questa volta viene colto in fallo, anche per Della Valle si tratta della prima penalità. In ogni caso rimessa laterale per la formazione fabrianese mentre ora si procede ad asciugare il terreno di gioco. Un inizio di partita dunque favorevole alla squadra torinese, la quale però sta subendo ora il ritorno della formazione di casa. Minelli, la palla è per Solomon che prende un resto tiro, il tiro sbagliato, il rimbalzo lungo controllato da Della Valle. Morandotti centro area puntualmente servito, Morandotti evita l'intervento dei difensori ma sbaglia, il rimbalzo è controllato da Minelli per Solfrini, tiro di Solfrini errato, il rimbalzo dello stesso Morandotti che oltrepassa la metà campo in palleggio per Milani. Kopicki, vorrebbe servire Morandotti in pivot basso, vi riesce, Morandotti si avvicina al canestro, si prende anche però la stoppata di Solfrini, si lamenta perché ritiene da subito un fallo, in caso il gioco prosegue con Servadio, resto più di Servadio a segno, subendo anche il fallo di Milani, dunque per Servadio il quarto punto personale, l'opportunità di andare ancora in lunetta per un tiro libero supplementare, mentre ora il minuto di sospensione è richiesto dal coach Guerrieri che dopo un inizio altamente positivo per la propria squadra si è ora visto raggiungere praticamente a quota 14 dalla formazione fabrianese, mentre avete visto l'inquadratura del tabellone quanto mai opportuna, stati giocati poco più di 5 minuti e punteggio di 14-12 per Torino. Dunque diciamo in sede di presentazione che se Lipifin dovesse vincere questa partita potrebbe realmente considerarsi promossa alla ricerca di quei playoff che erano stati indicati come obiettivo primario all'inizio della stagione. Oltretutto Lipifin nelle 5 partite rimanenti avrà 3 incontri casalinghi, uno dei quali con la Stefano del Trieste, dunque potrebbe realmente trovarsi in posizione avvantaggiata. Realizza nel frattempo il tiro libero supplementare Servadio, punteggio ora di 14-13, dunque le squadre tornano a stretto contatto. Della Valle, il blocco di Dawkins, Della Valle intende nuovamente seguire Dawkins, poi viceversa serve Morandotti che si prende ancora una stoppata, il rimbalzo però in sede offensiva è di Dawkins che va a realizzare i suoi primi 2 punti. Dall'altro lato Minelli, il tiro a 3 punti sbagliato e il rimbalzo conteso tra Solfini e Morandotti consente alla squadra fabrianese di gestire un nuovo possesso di palla con Minelli servito da Solfrini, l'arresto e tiro dalla linea di fondo di Servadio che con un po' di fortuna va a realizzare. Stefano Servadio dopo un inizio in cui non si era particolarmente distinto, nel quale non aveva preso alcuna conclusione, ora ha cominciato a bersagliare la linea, tra l'altro la puntazione Della Valle è errata,
il tap out di Israel per Minelli, e la metà più si sofferma su Soffini. Io non posso dirvi qual è stato l'esito dell'azione precedente, presumo un intercetto anche da parte della difesa torinese, il taglio verticale di Marandotti appoggia al tabellone e va a realizzare molto bene il suo sesto punto personale, 18° punto per la propria squadra. Il lancio lungo di Minelli non ha esito alcuno perché Solomon non riesce a controllare la palla, dunque rimessa in fase difensiva per Lipifin, effettuata da Marandotti per Della Valle, sul quale vi è sempre Servadio, Minelli. Della Valle ancora penetrazione, sbagliato il suo tiro, ma subisce nuovamente il fallo da parte di Minelli. Per Della Valle ancora due tiri liberi personali. Penetrazioni di Della Valle stanno sicuramente mettendo in crisi Minelli e la difesa fabianese in generale, in quanto Minelli viene quasi regolarmente saltato e poi sull'aiuto dei due lunghi Della Valle spesso riesce a scaricare per i suoi compagni. Realizza in entrambe le circostanze il playmaker torinese, dunque situazione 20-13 nel punteggio, con qualche incertezza su due punti che potrebbero essere stati realizzati da Fabriano. Solomon sulla linea di fondo evita l'intervento di Topicchi, sbaglia ma prende il proprio rimbalzo e segna, ma la decisione arbitrale penalizza un precedente intervento di Copichi, dunque l'ultimo canestro non è valido e si riprenderà con due tiri liberi a disposizione di Dale Solomon, che ha avuto tutto sommato una stagione felice nella formazione fabianese, offrendo quel contributo che la dirigenza si aspettava. Realizza il primo personale e realizza anche il secondo, quarto punto per lui, meno 5 per la formazione di casa. Ancora Della Valle, mentre in entrambe le formazioni non è stato ancora inserito alcun elemento proveniente dalla panchina. Il tiro di tre punti di Marandotti è sbagliato, il rimbalzo del piccolo Minelli che apre immediatamente per Servadio. Arresto il tiro di Servadio da due punti, non da tre, comunque sono due punti validi a tutti gli effetti. Fabriano che torna a stretto contatto, meno 3, 20-17. Della Valle per Copichi, sul quale c'è Solomon. Copichi lo salta, appoggia il tabellone, sbaglia, rimbalzo di Israel e poi cade a terra. Viene fischiato ora un fallo tecnico a Copichi, reo probabilmente di aver spinto Israel al momento del rimbalzo, o colpevole di aver pronunciato qualche parola di troppo all'indirizzo arbitrale dal momento che sul suo tiro precedente probabilmente riteneva di aver subito un contatto. Dunque il gioco riprenderà con Servadio in lunetta per due tiri liberi, seguenti appunto al tecnico fischiato a Copichi. Servadio già in doppia cifra, primo giocatore a raggiungere le 10 punti realizzati. Ora viene una colpevole sonnolenza della difesa torinese che permette a Israel di conquistare il rimbalzo offensivo e di andare a realizzare 20 pari. Dunque si ricomincia praticamente da capo. La bomba è di Milani, tira non ha buon esito, il rimbalzo di Soffini che apre lungo, è l'intercetto di Milani che riesce a servire Della Valle per Morandotti. Morandotti scarica fuori nuovamente per Milani, Milani che in questo primo tempo ha la polvere di Bagnato, e sul rimbalzo vi è il fallo fischiato ancora a Carlo Della Valle. Ipifin che non riesce più a trovare la via del canestro con continuità come era stato nei primissimi minuti di gioco, anche perché tiri puliti, facili, a distanza ravvicinata non sono più trovati con appunto la facilità che aveva contraddistinto le prime fasi di gioco. Minelli per Solfrini, Solomon, Servadio, è entrato nel frattempo Scarnati nel filo torinese al posto di Milani. Intercettamento da parte della difesa torinese, dunque un nuovo possesso in fase d'attacco per
la squadra allenata da Guerrieri, Della Valle, per Morandotti, Scarnati, ancora Morandotti, sempre individuale la difesa di Fabriano. Copichi si gira, prende un tiro abbastanza complesso, rimbalzo offensivo in ogni caso controllato dal suo compagno di squadra Dawkins, che riapre per Della Valle, ancora Dawkins che va a schiacciare di prepotenza. Dawkins è servito poco in questa prima metà del primo tempo. Ogni volta che Dawkins prende palla per la difesa non solo fabianese ma per praticamente tutte le difese affrontate fin qui in campionato da Torino sono stati dolori, in quanto la stazza fisica è sicuramente fuori dal comune. Minelli in angolo, prende un tiro ai tre punti, Minelli sbaglia, rimbalzo di Morandotti, apertura per Della Valle, poi lancio subito per Copichi, riecco Della Valle in possesso di palla, Dawkins, Scarnati dai tre punti, Paolo Scarnati a segno, forse solo da due, il canestro di Scarnati, dai gesti della panchina torinese mi sento di poter dire che il canestro sia solo da due. Dall'altro lato Israel che prende un tiro dalla lunetta e va a segno, lunga partita giocata ad alto ritmo. Morandotti anticipato, continua a lamentarsi Ricky per quanto ritiene di aver subito contatto falloso, gli arbitri non sono dello stesso avviso mentre sanzionano il fallo di Scarnati, credo, dall'altro lato, fallo di Scarnati su Servadio che avrà ancora l'opportunità di allungare la propria striscia di punti realizzati. È sbagliato viceversa il primo tiro libero a sua disposizione, Servadio che è stato fuori per più di un mese a causa di un infortunio, è rientrato domenica scorsa, sbaglia entrambi i personali, rimbalzo di Copichi per Della Valle, servizio sotto per Dawkins che riapre fuori per lo stesso Della Valle, ancora Dawkins, buonissimo il servizio per il taglio di Morandotti che aveva avuto l'accortezza di liberarsi a centro area. Morandotti subisce anche il fallo da parte della difesa fabrianese e avrà due tiri liberi a disposizione che potranno consentire alla propria squadra di allungare nuovamente il passo. Realizza il primo tiro libero, 7 punti realizzati per lui, 25 quelli della propria squadra, mentre Fabriano dovrebbe essere a quota 22. E ripeto, c'è sempre questo problema del canestro non inquadrato in una delle azioni precedenti. Dall'altro lato è Solomon, molto lontano dal canestro, che serve a Dio, il taglio sotto, il gioco a due di Solomon, che poi in rovesciata va a depositare a canestro. Dunque due squadre che continuano a restare in contatto, senza che dopo un inizio favorevole la squadra torinese, una delle due, sia riuscita a staccarsi definitivamente. Scarnati dai tre punti, sbagliato il rimbalzo di Israel, che taglia fuori molto bene Dawkins. Solomon invita Copichi a uscire su di lui e poi lo brucia con un buonissimo cambio di direzione e porta la propria squadra in parità a quota 26. Ancora Della Valle, ora su di lui non c'è più Minelli che è uscito, ma dovrebbe esserci Talevi. Vediamo di distinguere il numero sulla maglia del playmaker fabrianese, così è infatti il numero 4 Talevi. Servadio, ancora a segno Servadio, è vero proprio un mattatore nelle file della formazione marchigiana. Della Valle, ancora Della Valle in palleggio, sfrutta il blocco di Copichi al quale ora restituisce la sfera, poi ancora dello stesso Della Valle sulla linea del tiro libero, Scarnati e poi Dawkins, ancora Scarnati che non esita a prendersi la responsabilità di un altro tiro, ma lo sbaglia ed è ora Talevi che brucia Della Valle, va a tirare da sotto ma sbaglia. Dall'altro lato è nuovamente servito Morandotti che finge il servizio dentro per Dawkins e poi riapre per Della Valle,
e gli restituisce ancora la palla. Morandotti va in penetrazione, subisce il fallo del numero 13 Solfrini, dovrebbe essere il secondo fallo per Marco Solfrini, e per Morandotti ancora due tiri liberi a disposizione. A segno il primo, buona per il momento la prestazione di Morandotti, che pur avendo subito qualche contatto di troppo sotto canestro è riuscito a farsi largo e andare a realizzare con buona costanza. Punteggio 30 a 28 per la formazione di Torino. Talevi per Servadio, Solfrini, Israel, ancora Servadio sul quale vi è scarnato. Servadio continua a bersagliare dalla distanza, presumo che il tiro di Servadio fosse da tre punti, non ho visto bene la posizione dei piedi. Della Valle dall'altro lato in penetrazione, la decisione arbitrale, la segnalazione al tavolo non viene inquadrata, dunque non posso dire se il canestro sia stato convalidato o meno. Della Valle va in lunetta, vediamo la segnalazione dell'1+1, dunque il canestro non è stato considerato buono, ma Della Valle avrà a disposizione l'1+1, dunque se segnerà il primo tiro libero avrà diritto anche al secondo. Realizza infatti il primo tiro libero a disposizione. Segno anche il secondo, dunque 32 a 31 per la formazione di Torino. Ancora Talevi per Dale Solomon, sempre molto lontano dal canestro. Solfrini, ben controllato da Morandotti, direi addirittura annullato. Il passo tiro di Solomon ha buon esito e va ancora a realizzare, dunque continua alternanza nel punteggio. Della Valle per Scarnati, ancora Della Valle, servito sotto Dokmus, il quale viene però anticipato in coabitazione l'intervento difensivo. Dall'altro lato la penetrazione di Nardone viene fermata da una stoppata da parte di Morandotti, l'azione considerata valida. Ancora Nardone che è entrato al posto di Servadio, ora si mangia il canestro praticamente già fatto. Il rimbalzo di Copiti per Della Valle, ancora lo stesso Copiti su quale dell'intervento difensivo di Solomon, che fa terminare la palla oltre la linea laterale. Vediamo punteggio 7-0-3 al termine, 36 a 33 per l'anno. Gioco riprende con Copichi che cerca di servire un po' basso a Dokkins, anticipato un contropiede immediato di Nardone, deformato fallosamente da Scarnati, numero 15 infatti la segnalazione arbitrale per Scarnati, secondo fallo a carico, e dunque per il giovane pivot, per il giovane play fabianese l'opportunità di andare in lunetta con due personali. Questa volta anche Dokkins si porta al rimbalzo difensivo. Nardone sbaglia l'1+1 e dunque non ha l'opportunità di creare il secondo. Rimbalzo di Copiti che riapre per Della Valle. Scarnati, ancora il tiro alla distanza di Scarnati sbagliato. Paolo ha realizzato il primo tentativo di tiro dalla distanza e poi ha inanellato una serie di 0-4 che in ogni caso non lo intimoriscono più di tanto, visto che continua a tentare la conclusione. Solomon per Talevi, tiro sbagliato, ancora Solomon però conquista il rimbalzo offensivo e riapre il gioco per Talevi, Israel, Solomon, ancora Solomon invita Copiti a seguirlo, poi lo brucia con un tiro in sospensione dalla linea di fondo dei 4 metri, che pare essere la sua posizione preferita.
più 5 hanno Fabriano 38 a 33 quando mancano all'incirca 6 minuti alla fine del primo tempo. Copichi, tiro sbagliato ma il rimbalzo di Dawkins poi va a schiacciare, ma la decisione arbitrale non dovrebbe, anzi sì, dovrebbe essere volta a convalidare il tiro, il canestro realizzato da Dawkins e a dargli ancora l'opportunità del tiro supplementare. Però vediamo che il punteggio resta quello di 38 a 33. Aspettiamo di vedere quale sarà la segnalazione arbitrale nel momento in cui Dawkins effettuerà i due tiri liberi. Realizza il primo, dunque il canestro era stato considerato buono. Probabilmente gli addetti al tavolo non avevano ancora aggiornato la situazione sul tabellone. Israel scivolamento sotto canestro a realizzare il suo decimo punto e quarantesimo per la squadra padrone di casa. Della Valle, Milani, ancora Della Valle fuori per Dawkins che dà palla sotto per il proprio compagno Copichi, ancora Della Valle, finta il tiro da tre punti, poi penetra sul suo tiro libero, subisce il contatto ma la decisione arbitrale lo colpevolizza fischiandogli un fallo di sfondamento, mentre ora c'è una incomprensione tra la coppia arbitrale, perché l'uno ha fischiato il fallo Della Valle, l'altro il difensore, alla fine si mettono d'accordo e fischiano un doppio fallo a carico sicuramente Della Valle e nelle file fabrianesi, presumo, di Talevi, che era il marcatore del play torinese. Tra l'altro abbiamo visto sulla serie dei cambi Pellacani, che poi si è messo in campo a sostituire Copichi. Pellacani è una carta importante nelle mani di Guerrieri, perché può sostituire indifferentemente gli americani o Marandotti. Tra l'altro doppio fallo, adesso vediamo, saltando Soffrini, era stato fischiato proprio all'ala ex romanista, ha giocato per parecchio tempo nell'era Banco Roma. Della Valle controlla la palla della contesa, va ancora in penetrazione, il tiro però sbagliato, era invece di Israel per Minelli, che ha qualche difficoltà nel controllare il palleggio, poi serve a Dio in angolo ancora Solomon, sul quale si è portato immediatamente Pellacani. Israel, sul quale Dawkins fa buona guardia anche lontano dal canestro. Solomon in virata, sbaglia il tiro, il rimbalzo è toccato e controllato, era stato toccato da Israel, che però non è riuscito a controllare il possesso della palla e dunque rimessa in fase difensiva per Torino. Ipifin, nelle cui file è entrato ora Stefano Vidili al posto di Della Valle, che se non erro dovrebbe già avere tre penalità a carico. Morandotti, sul quale vi ora Solomon, Morandotti si avvicina al canestro, subisce il fallo mentre cercava di girarsi per effettuare un tiro in sospensione e dunque dovrebbe avere a disposizione due tiri liberi. L'arbitro viceversa fa segno che per l'ala della nazionale vi sarà soltanto uno più uno. Sbagliato, no? Sinceramente era sembrato che il fallo fosse stato commesso in azione di tiro. Comunque Minelli in penetrazione evita la stoppata di Dawkins, ma arca troppo la parabola e la palla esce. Rimbalzo di Morandotti che riesce a servire Vidili. Vidili ora in funzione di playmaker, finta da penetrare, poi scarica per Milani, il quale da palla a Pellacani, che viene prontamente raddoppiato e perde il possesso della palla. Ancora Servadio, che subisce nuovamente il fallo di Achille Milani, che ha fatto il suo reingresso in campo al posto di Scarnati, e per Servadio dunque ancora l'opportunità di andare in lunetta, dove peraltro non è stato fino a questo momento eccessivamente preciso. Situazione 40 a 36 per Fabriano, mentre
queste inquadrature sono quantomeno opportune, visto che, vi ripeto, il commento avviene dagli studi e non dal vivo. Zagadia continua a inanellare errori dalla lunetta, fortunatamente per Torino, stavolta realizza 16 punti per lui, il miglior marcatore della serata per il momento, e più 5 per l'anno, 41-36. Vidili, Minelli su di lui, sfrutta il blocco di Pellacani, e poi serve molto bene Dawkins sotto canestro, che non ha alcuna difficoltà ad andare a schiacciare e a segnare il suo nono punto personale. Minelli, Pellacani e Solomon si prendono il gomitato, la decisione arbitrale penalizza la gomitata di Solomon. In questo caso l'arbitro avrebbe potuto decidere benissimo in favore di qualunque delle due squadre, in quanto i due giocatori si stanno gomitando apertamente. Comunque buon per Torino. Vidili per Milani, il tiro di Milani è sbagliato, Milani in primo tempo abbastanza deficitario, dall'altro lato un facile terzo tempo porta ancora Selvadio a realizzare, 18 punti per lui, 43-38 per Fabriano. Selvadio 18 punti, diciamo inarrestabile per il momento, né Milani né Scarnati sono riusciti a limitarlo. Morandotti è servito da Solomon, la palla fuori per Milani, il taglio è di Pellacani che ha un buon movimento di avvicinamento a canestro ma sbaglia. Dawkins conquista il rimbalzo, fischio arbitrale penalizza Israel, credo, dovrebbe trattarsi di Israel, ancora un fallo fischiato arbitrale. In ogni caso Gary Dawkins andrà in lunetta con 1+1, presumo, mentre che il fallo non è stato commesso in azione di tiro. Situazione 43-38, quando dovremmo essere entrati ormai negli ultimi 3 minuti di gioco. Dawkins in lunetta, in effetti si trattava di 1+1, è sbagliato, e dunque rimbalzo di Israel. L'apertura è per Minelli e Fabriano ha l'opportunità di trovare il massimo vantaggio, attualmente a più 5, se dovesse realizzare appunto andrebbe a più 7 o addirittura a più 8, appunto il massimo vantaggio serve a Dio. Tiro questa volta sbagliato, rimbalzo lungo di Morandotti che apre per Vidili, Vidili in arresto e tiro appoggiando al tabellone molto bene Stefano Vidili, primi 2 punti per lui e Ipifin che torna a meno 3. Minelli dall'altro lato spaventato dalla moglie di Dawkins gira al largo dall'area dei 3 secondi, poi invita Servadio a un taglio, lo serve, Servadio ha un pessimo trattamento di palla e non riesce a servire il suo compagno di squadra, dunque rimessa in fase difensiva per la formazione torinese con Morandotti che serve Vidili. È importante anche che Vidili riesca a dare minuti di qualità, di riposo a Carlo Della Valle. Ora il servizio Vidili dentro di Vidili era giunto a destinazione, intanto Morandotti era riuscito a entrare in possesso della palla, ma la decisione arbitrale, se non erro, sanziona il fallo allo stesso Morandotti. Abbiamo visto inquadrato Guerrieri che non era assolutamente d'accordo con tale decisione. La situazione 43-40 per Fabriano, 2-0-4 al termine. Vedete anche la situazione dei falli che, come appunto vi avevo preannunciato, non sono in grado di comunicarvi con tempestività. Comunque 2-0-4 al termine, un primo tempo che volge a conclusione, un primo tempo nel quale l'Ipifin era riuscita a partire lancia in resta con buone percentuali di tiro, trovando tiri facili che scaturivano anche da palle intercettate in difesa. Poi l'attacco fabrianese si è meglio organizzato e l'Ipifim contro la difesa schierata non ha trovato con continuità tiri facili, diciamo. Il gioco è ripreso, il tiro della distanza è errato e il rimbalzo di Dawkins che apre per Vidili. Morandotti
sempre individuale la difesa di Fabriano, anzi ora dovrebbe essere una zona, infatti così è. E il rimbalzo offensivo seguente al canestro, il tiro di Pellacani e di Dawkins, che ultimamente sta andando con certa più frequenza al rimbalzo d'attacco, porta l'Ipifim a meno 1, 42-43. Israel per Solfrini, Pellacani su di lui, il servizio di Solfrini intendeva servire Servadio, ma la guardia non riesce a controllare il passaggio del proprio compagno di squadra, dunque la palla termina oltre la linea di fondo e la rimessa in fase difensiva spetta all'Ipifim. Nuovamente Vidili che si incarica di orchestrare il gioco per la propria formazione, sfrutta il blocco di Copichi, poi apre fuori per Milani, ancora Copichi, Morandotti, Vidili in angolo, sempre Minelli su di lui, ora Fabriano è tornato a uomo, Morandotti, Milani, la bomba di Milani è ancora errata, Milani è ancora a secco in questa prima frazione di gioco, l'apertura di Minelli è per Servadio, l'arresto e tiro di Servadio è errato, il rimbalzo è di Copichi, il cui passaggio baseball è per Milani, il quale va finalmente a inaugurare la serie di segnature a suo carico, il tiro dall'altro lato di Israel è errato, è ancora Vidili che si proietta in attacco, a Vidili viene fischiata un'infrazione di passi, mentre lo stesso playmaker torinese ha avuto qualcosa da ridire riguardo alla decisione arbitrale, pretendeva un fallo a suo danno, in ogni caso non si può sindacare più di tanto sull'operato arbitrale. Solfrini, Israel, il passaggio è per Servadio, il quale in svitamento evita l'intervento di Milani e va a toccare addirittura a quota 20. Dall'altro lato c'è un'indecisione dell'attacco torinese, dunque rimessa che spetterà ancora all'anno di Fabriano, che è avanti di una lunghezza, 45-44, mentre i secondi da giocare dovrebbero essere pochi. Copichi intercetta, tira da metà campo, quindi così è. Infatti il primo tempo termina con il punteggio di Almo Fabriano 45, Ipifim Torino 44. La linea alla regia, ci risentiamo per l'inizio della ripresa. Dunque sta per avere inizio il secondo tempo dell'incontro giocato ieri a Fabriano tra l'Almo, padrone di casa, e l'Ipifim Torino. Il primo tempo si è chiuso con la formazione di casa avanti di una lunghezza, 45-44, primo tempo caratterizzato da una fuga iniziale dell'Ipifim e dal pronto rientro dei padroni di casa, sospinti soprattutto da un eccezionale Servadio che ha realizzato in soli 20 minuti 21 punti, aiutato nella rincorsa all'Ipifim soltanto da due suoi compagni, vale a dire Solomon e Israel, autori rispettivamente di 12 e 10 punti, mentre per il resto soltanto Solfrini è andato a segno con un canestro iniziale più niente, mentre nelle file torinesi le realizzazioni sono state equamente distribuite tra quasi tutti i componenti. Il primo tiro della ripresa è di Minelli, ma è sbagliato, il rimbalzo è di Copichi che riapre il gioco per Vidili, che anche in questo inizio di ripresa gioca al posto di Della Valle. Il tiro dei tre punti di Copichi è a segno, forse l'arbitro fa segno soltanto due punti perché Copichi ha pestato la linea, vedremo nel prosieguo dell'incontro quale sarà il punteggio. Dall'altro lato il tiro di Israel è sbagliato, è in sottomano, l'apertura immediata è per Vidili, Milani, ancora Copichi ben oltre la linea dei tre punti, il tiro questa volta è sbagliato, ma il rimbalzo offensivo è molto buono di Vidili che serve Morandotti, il quale però sbaglia, il rimbalzo è controllato da Solfrini, ma ancora Milani e Morandotti dentro in possesso della palla per Copichi, Milani dai tre punti, ancora non prende nulla, assolutamente inusuale questa percentuale al tiro di Milani, che è andato a segno soltanto in una circostanza, in facile contropiede, e per il resto è ancora a digiuno nei tiri da lunga distanza che sono la sua specialità.
Dunque, attacco nuovamente per Fabriano, Solomon, per Solfrini, assolutamente annullato da Morandotti nel primo tempo, anche in questa circostanza una soluzione improbabile, Viditi che si proietta in contropiede, scarica per Milani, il quale non realizza, il rimbalzo è controllato da Morandotti, seppur a fatica, Morandotti si gira, sbaglia anche lui, il rimbalzo ancora offensivo e di Copichi che va ancora a realizzare, come già nel primo tempo Gio Copichi si incarica di portare avanti la propria squadra nei primi frangenti di gioco. All'inizio Copichi aveva realizzato 7 punti su 8 della propria squadra, poi era praticamente sparito dalla zona realizzativa per i restanti 16-15 minuti della prima frazione. In questo inizio di ripresa si sta verificando la stessa cosa. Minelli affrontato da Vidili, Minelli serve Solomon, il movimento di Solomon in semigancio ha buon esito per Dei Solomon, 14 punti per Fabriano, l'opportunità di riportarsi a una sola lunghezza dalla formazione di Torino. Ora è Vidili che serve Copichi, la difesa fabrianese nel frattempo è passata a zona, 3-2, Copichi per Vidili dai 3 punti, ha sbagliato ancora il tentativo Vidili, il rimbalzo è controllato da Minelli che si proietta in contropiede, va in penetrazione, ma l'intervento dello stesso Vidili e Morandotti consente al giovane playmaker torinese di andare in un comodo contropiede a realizzare il suo quarto punto e a riportare la formazione di Torino avanti di 3 lunghezze. Minelli, Israel, sempre individuale la difesa di Torino, Solomon sul quale via Copichi, ancora Solomon nel suo movimento preferito, vale a dire l'avvicinamento alla linea di fondo dal lato sinistro a realizzare, e partita che si concluderà all'ultimo minuto dal momento che le squadre continuano a essere appaiate, nessuna delle due dà l'impressione di potersi staccare dall'altra. Morandotti al tiro dei 3 punti è sbagliato, ma il rimbalzo lungo è ancora controllato da Vidili, che ha già recuperato 2 rimbalzi offensivi in poco tempo. Morandotti in avvicinamento al canestro viene abbastanza fiscalmente pescato, un fallo di sfondamento. Morandotti non se ne dà pace assolutamente, non è della stessa opinione degli arbitri, per lui dovrebbe trattarsi soltanto del secondo fallo, ma già nel primo tempo l'unica penalità al suo carico gli era stata fischiata in fase offensiva. Minelli si incarica di portare palla per la propria formazione e servire ancora in pivot basso Israel, il gancio di Israel non ha buon esito e il rimbalzo è di Morandotti che supera la metà campo, serve Vidili il quale gli restituisce la palla, e poi Morandotti nel tentativo di andare al tiro viene fermato fallosamente, anche il vice arbitrale questa volta, da Minelli. Dunque la rimessa in fase offensiva è per Torino, il passaggio di Copichi per Milani giunge alla guardia torinese nonostante l'intervento della difesa di Israel. Ancora la penetrazione di Copichi viene fermata, ma il possesso di palla resta a Torino con 23 secondi al termine dell'azione. Vidili, zona ancora 3-2 per Fabriano, Milani in angolo, ancora Morandotti, Copichi, Milani in angolo, nuovamente il tiro dei 3 punti di Achille Milani che finalmente scalda la mano e va a segno. 53-49 per l'Ipifin, dunque la squadra di Torino riprova a lungo così come era capitato all'inizio della partita. Minelli, Vidili su di lui mentre Dawkins è su Israel, Milani è su Servadio, ancora Minelli, Solomon in pivot basso, il tiro in sospensione di Solomon, un avvitamento ancora buon esito, 18 punti per lui, è sicuramente una prestazione positiva. Copichi per Vidili, ancora Milani in angolo, ancora Vidili, la palla dentro per Morandotti, non giunge l'ala torinese per l'intervento della difesa e sul rovesciamento di fronte è Vidili che viene colto in fallo. Dunque si riprenderà con la rimessa Fabriano, mentre
rifà il suo ingresso sul terreno di gioco Talevi al posto di Minelli, oggi è abbastanza inconcludente, a differenza di buona parte delle partite da lui giocate quest'anno, quando il risultato molto positivo per le sorti della propria squadra. Ancora un contrasto sotto le planche difensive dell'Ipiswim tra Israel e Dawkins, la palla, l'ultimo a toccare è stato proprio l'americano di colore di Torino, il tiro di Servadio è errato, Copicchi conquista il rimbalzo, passaggio di apertura per Morandotti, Milani, Vidili, finta la bomba da tre punti, poi scarica molto bene per Milani che dall'angolo opposto va ancora a segno, 2-2 per lui in questo inizio di ripresa, e se contro la zona di Fabriano Milani dovesse realmente trovare la giusta misura al tiro, per Fabriano potrebbero essere proprio dolori. Servadio nel frattempo va ancora a bersagliare la retina dell'Ipiswim e mantiene la propria squadra a contatto della formazione di Torino. 56-53, Morandotti, Vidili dai tre punti, ancora Vidili, il tiro è sbagliato, Dawkins non può andare a rimbalzo perché è tagliato fuori, Solomon in apertura per Talevi, Servadio, Talevi, palla sotto per Israel, il semigancio di Israel a buon esito, ancora Israel è il giocatore tra i più sottovalutati dell'intera Serie A, perché è uno di quei giocatori poco appariscenti ma che alla fine della partita si scopre dalle statistiche hanno sempre offerto il rendimento positivo che da loro ci si aspetta. La palla sotto di Vidili per Dawkins che si gira molto bene appoggiandosi allo stesso Israel, va a realizzare il suo 13° punto personale. Mi sembra di poter dire che Vidili stia giocando una buona partita, anche considerando il fatto che pur non essendo particolarmente positivo in fase realizzativa è riuscito a servire buoni palloni ai propri compagni sotto canestro. Il tiro di Israel è sbagliato, ma il rimbalzo è controllato da Solfrini, qui se mi lancio di sinistro è sbagliato nuovamente, questa volta Dawkins si impossessa della sfera, serve Vidili, il quale apre immediatamente per Morandotti, ancora Copichi in angolo dai tre punti, il tiro è sbagliato, ma è ancora Vidili che recupera il rimbalzo lungo, e questi rimbalzi lunghi stanno facendo la fortuna della formazione di Torino, in quanto consentono a Morandotti e compagni di gestire secondi tiri e dunque di avere più probabilità di realizzazione. Copichi finta l'entrata e poi scarica fuori per Vidili, ancora Morandotti molto lontano dal canestro, Copichi si avvicina al canestro, arresto e tiro a segno. Gioco Picchi, appunto, positivo ancora in questo inizio di ripresa. 60-55, torna a più 5 l'Ipiswim. Israel sotto canestro, appoggia tabellone e realizza. Partita giocata veramente a ritmi elevatissimi, praticamente si tira al primo passaggio. Il fischio arbitrale non ha ben capito chi abbia penalizzato, perché stanno notando il canestro di Israel. Probabilmente a Solomon che ha visto discutere con alcuni giocatori. In ogni caso la situazione vede ora la formazione del Torino avanti di 3 lunghezze, ora la panchina torinese, i guerrieri Lambrusco e Taglieri sono tutti in piedi, probabilmente è stato fischiato un fallo tecnico a Morandotti, il fallo precedente allora era stato fischiato ancora a Morandotti, il quale si vede così sanzionato il terzo e quarto fallo in un batter d'occhio e dovrà abbandonare il terreno di gioco, così infatti entra su questo Pellatani. Anche oggi dunque Morandotti non è stato tutelato più di tanto dalla coppia arbitrale, due falli opinabili in attacco e quest'ultimo in difesa seguito da un tecnico che praticamente non gli hanno consentito di giocare come egli avrebbe voluto, si sarebbe aspettato. Solomon in lunetta a realizzare entrambi i tiri liberi, a toccare quota 20 e a riportare la propria formazione sotto di una sola lunghezza, 59-60. Vidili per Milani, affrontato da Solomon sempre in angolo, questa zona 3-2, ancora Copichi, ora zona 2-3 normale con Solfrini, Israel e Solomon
parte posteriore della zona stessa. Milani nel frattempo inanella la terza bomba consecutiva e va ancora a segno, riportando la propria squadra avanti di 4 lunghezze. Talevi per Soffrini, Israel ancora a Servadio, sul quale Milani continua a montare una guardia spietata. Il tiro di Servadio in questa circostanza è errato. Vidili entra in possesso di palla e supera la metà campo. Servadio autore di 21 punti nella ripresa, ma di 2 punti soltanto in questo inizio di secondo tempo. Copichi, Vidili, ancora Copichi, Milani, su quale esce ora Soffrini per impedirgli le conclusioni dei 3 punti. Vidili prende su lui, tiro da 3 punti, tiro sbagliato, ma è al rimbalzo e di Dawkins che riapre il gioco per il proprio playmaker. Ancora Milani, ancora dai 3 punti, e ancora un errore, ma il rimbalzo è controllato da Pellacani, che apre ancora per Vidili, cambia completamente il gioco per Copichi, ancora dai 3 punti Copichi, e questa serie di tiri al bersaglio praticamente da lunghissima distanza da parte dei torinesi ha finalmente buon esito. Dopo 3 errori consecutivi, Copichi trova la retina, 66-59, Q7 dunque per Torino. La palla è sotto per Israel, poi è Talevi che va in penetrazione e va a realizzare i primi 2 punti per lui, che riportano la propria squadra a meno 5. Vidili, che sta lungamente sostituendo Della Valle, autore già di 3 falli, scusate. Serve Copichi, il taglio di Pellacani, il tiro in rovesciata di Pellacani viene fermato fallosamente da parte del numero 15 Israel, e Pellacani avrà l'opportunità di 2 tiri liberi a disposizione, mentre vi ora un minuto di sospensione richiesto presumibilmente dalla formazione fabrianese. La situazione la vedete inquadrata al tabellone, 10-38 al termine, IPIF in avanti di 5 lunghezze, 66-61. La situazione dei punteggi personali vede al momento Della Valle 9, Milani 11, 9 dei quali realizzati nella ripresa con 3 bombe consecutive, Morandotti 10, Copichi 16, Dawkins 16 e Vidili 4, ai quali si aggiunge anche Scarnati 3 punti. Nelle file fabrianesi Minelli non ha segnato, Servadio 23, Soffrini 2, Solomon 20, Israel 14, Talevi 2. Le 2 squadre fanno ora il proprio rientro sul terreno di gioco dopo il minuto di sospensione. Nino Pellacani in lunetta con 2 personali, a segno il primo, dunque Torino che in qualche modo riesce a respingere i tentativi di rimonta della formazione di casa. Pellacani realizza entrambi i tiri liberi e resta un 7 dunque le lunghezze che dividono le 2 squadre. Solomon in avvicinamento a canestro, Dawkins vorrebbe andarlo a stoppare ma la parabola è troppo alta e i 2 punti di Solomon consentono ancora a Fabriano di restare a contatto. Ancora Vidili affrontato da Talevi, il quale sta, come detto, sostituendo Minelli, autore di una prestazione abbastanza incolore. Dawkins e Milani continuano a giocare lontano dal canestro, Milani poi ignora il proprio centro, va a tirare, il tiro sbagliato, e sul rimbalzo, sulla lotta ai rimbalzi, vi è nuovamente un fischio arbitrale che consentirà a Gio Copichi di andare a effettuare 2 tiri liberi. La prestazione di Copichi è sicuramente positiva fino a questo momento. Quando la squadra ha avuto bisogno dei suoi punti, lui si è fatto puntualmente trovare, quindi come rimbalzo la sua prestazione è stata sicuramente positiva e altrettanto costante. Sbaglia il primo tiro libero a disposizione, ancora uno per lui, realizzato in questa circostanza, 17 punti per lui, più 6 per Torino. Talevi per Israel, Solomon sul quale vi è Pellacani, l'arresto tiro di Solomon dai 4 metri è sbagliato, rimbalzo ancora di Copichi che apre velocemente per Vidili, Vidili va in penetrazione, poi scarica bene per Pellacani, il quale subisce il fallo da parte di Servadio, che oltre a non
riuscire più a trovare la via del canestro con una certa continuità in fase offensiva, in questo inizio ripresa ha anche concesso parecchio al suo diretto avversario in fase difensiva. Pellacani nel frattempo continua a segnare dalla lunetta. Vi dicevo appunto già precedentemente dell'importanza che Nino Pellacani ha sulla partita della formazione dell'Ipifim, in quanto tanto stratosferica stoppata di Dawkins a Servadio, l'impatto di Pellacani che Pellacani può avere sulla partita è molto importante, perché capita spesso che o Morandotti o Pepito Dawkins incorrono in problemi di falli o almeno in una giornata non particolarmente positiva, e lui deve uscire dalla panchina per dare un contributo di qualità. Minelli ancora, numero 6 Nardone che sbaglia ma subisce anche il fallo di Copichi, e ci saranno due tiri liberi. Non era Nardone, era il numero 8 Sala che ha fatto il suo ingresso in campo, realizza il primo personale a disposizione e il punteggio resta in questa fase centrale del secondo tempo alternato tra le 5 e le 7 lunghezze a favore della squadra di Torino. Ancora Vidili che oltrepassa la metà campo, ora la difesa fabrianese pare essere tornata a uomo, così infatti Vidili chiude il palleggio e serve Milani che va in penetrazione, viene colto in fallo ancora Servadio che se ne lamenta, però non vediamo il motivo. Per Milani lamento che il fallo è stato effettuato sulla penetrazione, l'opportunità di aggiungere ulteriori due punti al proprio tabellino e soprattutto due punti che possono consentire all'Ipifim di mantenere inalterato il vantaggio accumulato in questa fase del secondo tempo. Realizza il primo tiro libero Milani, anche secondo a segno, 13 punti per lui, 72-65 per l'Ipifim. Minelli, Solomon, sempre Pellacani su di lui, Sala sul quale viola Copichi, Copichi gli concede il tiro da fuori, fa bene perché Sala viene invogliato a penetrare e gli arbitri lo colgono in infrazione di passi. Dunque Ipifim ha più 7 col possesso di palla e l'opportunità di operare un allungo che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della vittoria. L'anticipo di Israel nei confronti di Dawkins fa terminare la palla oltre la linea laterale, dunque rimessa per Torino in fase d'attacco quando mancano 19 secondi al termine dell'azione offensiva. Vidili, Copichi in lunetta, ancora Vidili, tiro ai tre punti di Vidili è errato, il rimbalzo di Solomon, l'apertura è per Minelli, il taglio di Sala non è servito, viene ora servito Sala in angolo, il tiro sbagliato, il rimbalzo è di Milani che con la collaborazione di Pellacani e Copichi oltrepassa la metà campo, ancora Copichi in palleggio, sotto per Dawkins che di potenza strappa la palla dal possibile anticipo di un difensore fabrianese e va poi dolcemente a depositare palla nella retina. 74-65, restano 9 le lunghezze di vantaggio per Torino. Minelli sotto per Israel, Dawkins gli concede la linea di fondo, Israel sfrutta immediatamente questa opportunità e andrà in lunetta avendo anche subito il fallo. Dunque vediamo che ora esce Sala nel filo fabrianese, fa il suo ritorno in panchina mentre Israel è in lunetta. Vediamo nuovamente in campo anche Della Valle che sarà entrato presumibilmente al posto di Vidili, autore, ripeto, di una prestazione tutto sommato positiva, forse non eccessivamente precisa al tiro, ma una prestazione che ha consentito alla squadra di operare l'allungo che fino a questo momento si è rivelato decisivo. Israel a segno nel frattempo con i suoi tiri liberi,
dunque 67 a 74 per Torino. Della Valle serve in angolo Milani, l'entrata di Milani di sinistro a buon esito, Milani 15 punti e Lipifin riesce a mantenere le distanze. Solomon in angolo fa saltare Pellacani, il fischio arbitrale penalizza lo stesso Pellacani, ma il tiro di Solomon non entra nella retina, nel canestro, dunque per lui soltanto due tiri liberi e non l'opportunità del gioco da tre punti, così come il pubblico fabrianese sperava. A segno il primo tiro libero di Dale Solomon, 23 punti, raggiunge il proprio compagno Servadio nella qualità di miglior marcatore della propria squadra. A segno anche il secondo, dunque diventa il miglior marcatore, mentre le polveri di Servadio sembrano essersi un attimino bagnate, due soli punti realizzati per lui nella ripresa. Della Valle, c'è il blocco di Pellacani che poi va via, poi viene servito Pellacani in lunetta, entra a scarica per Dawkins, palla ancora fuori per lo stesso Della Valle, la penetrazione di Della Valle è abbastanza improbabile, il rimbalzo di Solomon, la gomitata dello stesso Solomon, come già verificatosi nel primo tempo, un arbitro fischia il fallo di Della Valle e l'altro fischia la gomitata a Solomon. Vedremo quale sarà la decisione arbitrale, sarà l'uno più uno a disposizione di Solomon. Fischiato anche allo stesso Solomon, probabilmente è stato decretato dopo il fallo di Della Valle, e dunque Solomon andrà in lunetta con l'1 più 1, dal momento che Lipifin ha già esaurito il bonus dei 7 falli a disposizione. Solomon dunque in lunetta 1 più 1. A segno il primo personale, Fabiano torna a meno 6, mentre vediamo con piacere che anche Dawkins ha deciso di andare a rimbalzo difensivo sui tiri liberi, significativo questo fatto, che denota l'interesse che la propria squadra punta, l'interesse volontà di alla stessa squadra tutto l'apporto, tutta la vita possibile. Copici perde palla banalmente ed è Minelli che va a realizzare i suoi primi due punti della partita e a riportare la formazione di casa a meno 3. Della Valle dall'altro lato è ancora a segno, la partita ora si accende, si entra nelle fasi finali, dovremmo essere presumibilmente all'interno degli ultimi 6 minuti di gioco, dunque ogni pallone a questo punto riveste un'importanza fondamentale. L'intervento di Dawkins è falloso nei riguardi della penetrazione di Talevi, e dunque per Talevi l'opportunità di andare in lunetta, vediamo se per l'1 più 1 o per due tiri liberi. Gli arbitri confabulano e poi decidono per l'1 più 1. È sbagliato, ma il rimbalzo è totalmente concesso a Israel, che naturalmente non si fa pregare e va ancora a segno, riportando la propria squadra solo tre lunghezze. Della Valle per Milani, Copiti, ancora Della Valle, dalla lunga distanza Della Valle, il tiro sbagliato, il rimbalzo conteso, il fischio arbitrale colpevolizza Pellacani, crediamo, alla segnalazione numero 10, dunque così è infatti. Pellacani nel tentativo di impossessarsi del rimbalzo offensivo è stato un po' troppo irruento e irruente ha precipitato addosso al fabrianese commettendo fallo. Il giocatore del Fabriano era Minelli, dunque Minelli in lunetta,
con l'opportunità di tornare meno 2 o meno 1 addirittura per la squadra, ma sbaglia l'1 più 1 Minelli, il rimbalzo di Copichi, il fallo questa volta in attacco è fischiato a Israel, dunque vi sarà questa passeggiata dei giocatori in mezzo al campo che consentirà a Copichi di andare, giusto, l'Itfim l'anno non ha ancora esaurito il bonus, dunque non niente 1 più 1 ma semplice rimessa laterale per Torino con Della Valle. La penetrazione di Della Valle, il fischio arbitrale è questa volta rivolto al fischio del fallo nei confronti di Del Cadia, presumo al numero 7. Se ho visto bene la segnalazione arbitrale, vi ripeto, il commento da studio non consente di cogliere le sfumature con le segnalazioni arbitrali al tavolo. Della Valle nel frattempo a segno con il primo tiro libero a disposizione, 12 punti per lui e diventano 13, mentre diventano 80 i punti realizzati dall'Ipifim contro i 75 dell'anno. Gli ultimi 5 minuti di gioco, la manovra offensiva fabrianese vede la palla sotto per Solomon che fa saltare Pellacani e Copichi e va a depositare facilmente in sottomano, 28 punti per lui, meno 3 per Fabriano. Della Valle potrebbe sfruttare il blocco di Copichi, lo fa, poi la palla giunge sotto per Pellacani sul quale vi è ancora il fallo di Solfrini che manda bellamente a quel paese l'arbitro senza che questo decida di prendere alcun provvedimento nei suoi confronti. L'importante in ogni caso per Torino è che Pellacani sia nuovamente in lunetta con l'1 più 1 a disposizione e l'opportunità di respingere ancora i tentativi di rimonta dalla formazione di casa. Realizza infatti con buona precisione e buona calma Pellacani, mentre ora vengono ripresi e redarguiti Copichi ed Israel. Ancora un personale per Nino Pellacani, è sbagliato, sui rimbalzi prevale Solomon che serve Minelli per comunque il tiro di Minelli a 3 punti è errato, il rimbalzo è di Dawkins che riapre per Della Valle. Ancora Della Valle che ora vuole giocare con calma questi possessi di palla che vi ripeto sicuramente sono estremamente importanti. La penetrazione Della Valle trova poi il taglio verticale molto buono di Pellacani che va a schiacciare. Dall'altro lato Solomon, raddoppiato da Pellacani, deve uscire dall'angolo. Israel brucia Dawkins, appoggia il tabellone ma sbaglia ed è ancora Copichi che prevale nella lotta sotto i tabelloni. Serve Della Valle che ora gioca con calma questo possesso. La situazione 83 a 77 per Torino, 6 punti avanti col possesso di palla in mano e diventa importante segnare in questa circostanza. Della Valle in angolo per Dawkins, vi è Pellacani centro area ma non è servito viceversa Milani che va in angolo, riapre per Dawkins in posizione alquanto inusuale. Ancora Milani dai 3 punti ma purtroppo per l'Ipifim erano già scaduti i 30 secondi e dunque nulla di fatto in questa circostanza, occasione sicuramente sprecata dagli avanti torinesi. Minelli per Solomon, Israel, Servadio anticipato bene da Milani, Solfrini, Sala, tiro air, non ho visto se è entrato o meno, non penso, in ogni caso Della Valle supera la metà campo, confabula con prima con Guerrieri e poi con Copichi, ora chiama lo schema, evita il raddoppio, serve Dawkins vicino al canestro, Dawkins si gira, subisce il fallo da parte di Israel e andrà in lunetta Daryl Dawkins per
consentire alla propria squadra di allungare nuovamente il passo. Due personali per lui, è errato il primo, e qui chi prende posizione sotto il rimbalzo sul canestro della squadra faulianese, Dawkins realizza il secondo tiro libero a sua disposizione. Solomon per Israel, ancora Minelli, Servadio, sul quale Milani ha preso le misure, e Servadio non ha più trovato la via del canestro con facilità e con continuità. Della Valle, in penetrazione Della Valle, al solito arrampicandosi praticamente sulle braccia degli avversari, va a realizzare e va a subire anche il fallo. Dunque Ipifim, che sembra mantenere una certa dose di calma e di raziocinio e gestire con profitto questi ultimi possessi che potrebbero portarlo a un successo estremamente importante. Della Valle ancora a segno, 87-79, se i miei conti sono giusti. Solomon, l'arresto e tiro abbastanza avventuroso, in ogni caso porta due punti, dunque 87-81, meno 6 per la formazione di casa. Ancora Copichi per Pellacani, molto lontano dal canestro. Pellacani si avventura in palleggio, poi serve Della Valle che finta la penetrazione, poi si arresta e con molta calma torna verso il centro del campo. Mancano solo 8 secondi al termine dell'azione e Della Valle perde banalmente la palla ad opera di Minelli, che va a subire il fallo addirittura intenzionale fischiato a Milani. Decisione anche questa che non riscuote i plausi della panchina torinese, dei giocatori in campo. Minelli si era proiettato in contropiede ed è stato fermato fallosamente, sì, ma forse gli estremi dell'intenzionale erano eccessivi. In ogni caso la situazione 87-21 per Torino, 2-0-9 al termine. Minelli in lunetta va a realizzare, riportando la propria squadra a meno 5, a meno 4 adesso, e avranno ancora i fabrianesi il possesso di palla. Dunque decisione arbitrale che potrebbe costare realmente molto alla formazione di Torino, perché è una partita che poteva sembrare virtualmente chiusa, o quantomeno di difficile gestione da parte di Fabriano, e corrisposto a questa decisione che consente di ora di avere due punti più il possesso di palla. L'ulteriore fischio arbitrale penalizza ancora la difesa torinese, mentre Caglieris e Guerrieri si calmano a vicenda, onde non incidere più di tanto sul sistema arbitrale odierno. Dunque Solomon in lunetta, due tiri liberi per lui, in quanto il fallo da lui subito è stato, anzi era l'1 più 1, dunque in ogni caso ha realizzato il primo tiro libero, avrà diritto anche al secondo. 29 punti per Dei Solomon, meno 2 ora per Fabriano, 85-87. Ultimi 120 secondi di gioco, dunque partita che si deciderà in volata. Della Valle, sul quale c'è Minelli, blocco di Pellacani, l'incrocio con Milani. Della Valle ancora in possesso di palla, serve Milani, la difesa fabrianese ora estremamente aggressiva. Pellacani fa segno Della Valle di avvicinarsi al canestro, 8 secondi al termine dell'azione, il fallo fischiato sulla penetrazione Della Valle, questa volta trova le lamentele di Mangano e della panchina marchigiana. Lipifim rinuncia all'1 più 1, la situazione 87-85, manca all'incirca un minuto e mezzo. Della Valle nuovamente per Copichi, Milani totalmente dall'altro lato, Milani in penetrazione, tiro sbagliato, ma vi è il fallo
dopo il tiro fischiato a... dovrebbe essere Israel, in ogni caso un fallo fischiato a un difensore fabrianese, Milani andrà in lunetta con l'1+1, vedete anche voi la situazione, 1-14 al termine, più 2 per Torino. Si provvede ad asciugare il terreno di gioco, dunque estremamente importante questa opportunità che si offre a Milani, il quale non se la fa sfuggire e realizza il primo tiro libero a sua disposizione. Sbaglia, viceversa il secondo, ma è il rimbalzo conquistato da Copichi. Milani, ancora Copichi, ora Torino può gestire la palla con una certa calma. Pellacani per Copichi, in angolo per Dawkins. Dawkins in palleggio, ancora gioca con Copichi, Copichi al tiro a 3 punti, il tiro è realizzato con un po' di fortuna in quanto la palla è andata a ballonzolare sul ferro per un paio di volte prima di decidere di insaccarsi, e dunque canestro dall'altro lato di Solfrini, scusate di Servadio, e Ipifin che potrebbe a questo punto avere la partita in mano. 91-87, Copichi raddoppiato, ma riesce a servire Della Valle per Dawkins, palla in mezzo alle gambe, ancora per Della Valle, 4 angoli per Torino che a questo punto deve soltanto più mantenere il possesso della palla. 91-87, Della Valle invita al raddoppio i difensori di Fabriano fino a quando Minelli non viene colto in fallo. E a questo punto veramente la situazione per Torino diventa estremamente vantaggiosa. 91-87 più 4, mentre Della Valle si complimenta con Copichi, autore della bomba del probabile successo. Della Valle scarica per Dawkins, ma il fischio arbitrale a 5 secondi dal termine probabilmente sanziona un fallo a Minelli o a Talevi, non ho visto l'autore del fallo. In ogni caso Della Valle in lunetta va a realizzare il 17° punto personale e con questo sono 18 a portare la propria squadra ancora avanti. Ora il tiro da disperazione di Solfrini non ha esito alcuno, Lipifin dunque vince a Fabriano per 93-87.